più ampio. Tra l'altro, l'anno prossimo ci sono le elezioni amministrative, ma ci sono anche le elezioni europee. Ora, io credo che Rifondazione e altri pezzi della sinistra avevano guardato per un periodo dopo Genova facendo un discorso molto chiaro. Tra l'altro, avendo partecipato alla gestione di quel pezzo di linea politica, andando anche in giro per l'Europa a fare degli incontri, so bene qual era anche l'orientamento. Si era deciso di non guardare alla definizione del nome, sei comunista o non sei comunista, ma sei dentro il movimento che nasce, sei in quel conflitto o non sei. E mi ricordo che ce la prendevamo con i comunisti francesi, che non c'erano a Genova, anche se siamo riusciti a trascinare una parte dei giovani comunisti francesi, no? Ma proprio di straforo, e quelli dicevano no, queste robe sono, non ci interessano, sono movimenti che non ci interessano. Allora dicevamo, noi non è il problema di stare dentro l'etichetta, ma di quelli che vedono questa come occasione per ricostruire un conflitto sociale oppure no. E abbiamo messo in piedi l'idea, no? E Rifondazione è stato un po' il perno per un periodo, di una sinistra anticapitalistica in Europa, potesse vedere o non vedere formazioni, diciamo, classiche, no? Dipende da chi si vuole mettere dentro l'onda nuova. A un certo punto, anche su questo terreno, in coincidenza con l'andata del governo in Italia, si sono cambiati gli interlocutori. Io mi ricordo Gennaro Migliore fare una relazione, no, che ho ancora sul mio computer a casa, di impallinamento totale del Partito Comunista Francese. Una cosa che noi dobbiamo fare esattamente l'opposto. Noi ci siamo trovati qualche anno dopo ad avere il PCF come cardine della ricostruzione di una sinistra anticapitalistica in Europa. Ha preso un'altra strada. E non a caso sono quelle forze che hanno messo come condizione quella di un'alleanza programmatica con le forze social-liberali, che si chiamino centrosinistra, che si chiamano Partito Socialdemocratico Socialista. Un'alleanza di governo era la condizione del nuovo progetto. Dall'altra parte però ci sono delle formazioni della sinistra anticapitalista. Noi su questo abbiamo continuato a lavorare a livello europeo. Sinistra Critica oggi sta, da qualche settimana anche formalmente, dentro una coalizione di forze della sinistra anticapitalistica, in cui ci stava pure Rifondazione un tempo. Oggi c'è un progetto che è più avanzato da questo punto di vista, che sta in Francia. Il nuovo partito anticapitalistico, peraltro si chiamerà probabilmente così, nasce come battaglia di una formazione politica, la vecchia Ligue Communiste Révolutionnaire, con le forze nate dal movimento di questi anni. La fusione, come si diceva una volta, tra un pezzo politico della storia della battaglia della nuova sinistra, eccetera, comunista evidentemente, con le nuove avanguardie, le nuove leve nate nei movimenti, non solo nel 2001, ma nei conflitti sociali, la lotta contro il CPE, il Centre de Première Embauche, i nostri, diciamo, la nostra, la battaglia contro la precarietà francese, vinta contro un governo di destra, le battaglie contro, per la difesa della pensione pubblica, i conflitti che si sono dati nell'ambiente, diciamo, per la difesa del pianeta. La fusione, diciamo, tra un, certo, un pezzo di battaglia politica con le nuove avanguardie dei movimenti dà per la prima volta la possibilità, no, di fare una proposta, diciamo, di quello che è l'idea che avevamo avuto tutti quanti insieme. Se questa cosa è praticabile o no lo vedremo nel corso dei prossimi anni, tuttavia il dato è già molto significativo. Un postino di 27 anni, Olivier Besancenot, è stato candidato alle elezioni presidenziali del 2001, è stato ricandidato adesso. C'è una progressione, diciamo, di incontro anche sul piano elettorale, che dà addirittura una possibilità dell'8-10%, no? Questi sono i sondaggi. L'unica vera opposizione a Sarkozy non è il Partito Socialista, secondo i sondaggi fatti in Francia, ma è Olivier Besancenot e una nuova formazione. Questo, in una crisi generale della sinistra anche radicale, in Francia è l'unica cosa che è rimasta, è la dimostrazione pratica della fusione, no, fra un progetto politico e le nuove leve sociali di cui c'è bisogno di essere parte, a partire dai territori. E questo è il progetto che noi, diciamo, con forze modeste, cominciamo da poco, vorremmo riportare all'attualità. Per cui sembra una cosa che può passare, una congiuntura, eccetera, eccetera, dura un anno o due, poi vediamo, bisogna tirare un po' la cinghia, eccetera, magari lavorare un po' di più, cose in contrasto totale, no, con quello che sarà, ovviamente, perché si richiederà di lavorare molto meno, eccetera, eccetera, no? Ma le misure che vengono proposte, che vengono avanzate, devono essere molto nette. La questione anticapitalistica non è un optional. Avere idee chiare sugli obiettivi da proporre non è una cosa casuale, così un di più di qualcuno, un vezzo di qualche rivoluzionario. No, il problema è questo: è fallita l'idea di fare un nuovo compromesso dinamico con le forze, diciamo, della borghesia.
perché qualcuno ha creduto, no, con il governo Prodi, che fosse possibile fare questo, e questo è stato un disastro per tutti quanti. Ma cos'è la cosa che si propone, visto che sono fallite le politiche liberiste, visto che lo Stato interviene massicciamente nell'economia? Qualcuno pensa di rispolverare solo qualche misura keynesiana, e le misure keynesiane sono quelle esattamente, no, dell'ammortizzatore sociale. Questa è la misura keynesiana di fondo, l'intervento pubblico per riuscire comunque a tenere alta la domanda, no? Ecco, una modalità di questo tipo. Una cosa che bisognerebbe ricordare, che ha fatto il suo tempo nel corso del periodo fra la fine della seconda guerra mondiale, fra il 45 e la metà degli anni 70. Le politiche keynesiane sono andate in crisi lì, è lì il punto, non è che dobbiamo ripetere la storia. E tra l'altro sono state possibili in una parte infinitesimale del mondo, che è questo pezzo d'Europa, grazie al fatto che il mondo era diviso in due, che c'era l'Unione Sovietica e c'era il capitalismo a dominanza americana dall'altro, e il compromesso diventava quasi necessario per evitare che i lavoratori fossero attirati dall'orso sovietico, da altre. Cioè, quel tipo di modalità del mondo in cui il capitalismo poteva essere in modo barbaro ma rimesso in discussione, ha provocato anche quel compromesso. Ma quel compromesso, nonostante tutto, fallisce. Dal 75 in avanti vengono avanti le politiche liberiste, con Reagan, la Thatcher e prima ancora sperimentate nel Cile di Pinochet. Queste sono le modalità. E oggi che si pensa di fare? Di ritornare alle politiche keynesiane. Se questo è l'orizzonte, è già fallito in partenza, perché tutto l'utilizzo dello Stato, l'uso pubblico del denaro pubblico, è solo per salvare banche, banchieri e imprese. Questa è la modalità, non possiamo guardarlo con interesse questa cosa. Sono misure anticapitalistiche, cioè quelle che alludono un'alternativa di società. Quando un padrone è in crisi, io gli chiedo, scusami, non è che possiamo fare un compromesso, no? Un po' a te, un po' a me. No, il problema è che io il salario non lo metto in discussione. Cioè la possibilità di avere un lavoro e un salario non me la puoi mettere in discussione. Perché tu, se vuoi e se devi ristrutturare dal tuo punto di vista, devi fare licenziamenti. Io chiedo il blocco dei licenziamenti per legge. Questo devo chiedere. Nessun licenziamento possibile. Se tu vuoi avere aiuto pubblico, tu ti devi impegnare a non licenziare nessuno, se no non te lo do l'aiuto pubblico. E in questo modo